Buongiorno, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi andiamo avanti con il decluttering. Visto che vi è piaciuto tanto il video decluttering che ho fatto qualche settimana fa, devo andare avanti per il trasloco e quindi devo fare la parte sopra del mio armadio e poi passeremo piano piano alle altre ante. Faccio sempre il piccolo recap. Allora, la parte dell'armadio che avevo fatto con voi è rimasta uguale, non ci sono stati cambiamenti. Ho fatto il comò, ho iniziato a guardare cosa c'è nei cassetti perché c'erano gli ultimi due cassetti del comò che per me erano, cioè non avevo idea di cosa ci fosse dentro. Ho trovato una quantità infinita di collant di tutti i tipi, di tutti i materiali, di tutti i colori e li ho messi tutti in un sacchetto e devo vederli uno per uno quando avrò un po' di tempo e non è questo il giorno, quindi rimarranno lì. Ho diviso anche tutte le cose per il mare, quindi tutti i costumi da bagno interi, due pezzi, ma anche lì devo andare a provare quello che mi va ancora, quello che non mi va, perché io sono quella che tiene le cose, cioè nel senso, se un reggiseno mi andava, durante la gravidanza, magari ora non mi va più, ma nella mia testa lo devo tenere perché chissà mai, magari un giorno, capito? Cioè, la mia logica è quella e quindi facendo questo ragionamento con tutto, io tengo praticamente tutto e accumulo un sacco di cose. Stessa cosa, cassetto sotto. Nel cassetto sotto del mio comò ho trovato, credo che ci sia un negozio di intimo in quel cassetto e al momento ho solo tolto tutto quello che non c'entrava e adesso il cassetto sotto del mio comò è pieno di reggiseni, pieno, ma proprio pieno di qualsiasi taglia. Come dicevo prima, ci sono reggiseni che ho comprato quando ho trovato un reggiseno che ho comprato quando mi ero appena fidanzata col papà dei miei figli, quindi avevo presso a poco 17 anni. Nel frattempo l'età dello sviluppo è continuata, ho avuto due gravidanze e quei reggiseni lì non mi andranno mai più, cioè non era fattibile. Li avevo tenuti perché li avevo tenuti. Poi qualche anno dopo la nascita del mio primo bimbo, avrei dovuto fare l'intervento per la riduzione del seno. E quindi da lì avevo tenuto tutto, perché comunque facendo la riduzione sarei rientrata in quei reggiseni. Sta di fatto che, vabbè, magari un giorno se vi interessa ve lo racconto, se no sappiate che non l'ho fatta. E solo che mi fa un po', mi dà una sensazione un po' strana rivederli e poi mi viene in mente il fatto che sarei dovuta ritornare a starci, ma poi non l'ho fatto, quindi non ci sto. Quindi quel cassetto mi fa un po' male e quindi l'ho lasciato lì. Prima o poi lo aprirò, nel senso, per fare il trasloco non mi porterò via tutto quello che c'è dentro, anche perché non mi vanno, cioè obiettivamente non ci sto ora e non ci starò mai perché cioè, ho 33 anni, diciamo che l'età dello sviluppo è un po' finita e anche crescendo non è che posso arrivare ad avere una prima, quindi diciamo che sono quelle cose che devo buttare, lo so che devo buttare o regalare. Però mi fa un po' male, quindi adesso aspetta. Quindi
Quindi adesso andiamo a fare la parte sopra, quindi tutti gli appesi del mio armadio. Non vi registro, cioè non vi faccio vedere il prima della parte sopra del mio armadio, semplicemente perché. Ho già tirato tutto fuori. E, ho già tirato fuori tutto e buttato sul letto. Quindi in pratica adesso qui ho la pila di vestiti da controllare. Adesso tirandoli fuori mi sono resa conto che io non vorrei buttare niente, però c'è troppa roba. Quindi adesso vedrò. Magari divido solo. Magari smetto di essere sentimentale e mi libero di un po' di cose, sì, sarebbe molto meglio. Un paio di cose avevo visto appese, facendo la parte sotto e le avevo già eliminate perché veramente non le mettevo, ma erano due camicette, quindi le camicie, per chi ha tanto seno, per chi non si allacciano, cioè poi mi stanno malissimo perché io sono fatta sopra, sono così. Poi mi allargo sotto. Però le camicie, cioè, mi tirano qua e mi sono larghe sotto. Non è fattibile che io metta le camicie, a meno che non siano quel taglio dritto che ogni tanto ci può stare, ogni tanto no. Ok, io direi che potremmo cominciare perché sono le 8 del mattino. Oggi è una giornatina di quelle che io so che sarà molto pesante, ma siccome fino a mezzogiorno sono tranquilla, nel senso che ho un appuntamento a mezzogiorno, quindi entro mezzogiorno vorrei riuscire a finire questo lavoro. Poi a mezzogiorno c'è il primo appuntamento, poi devo andare, poi magari mangio prima o poi, devo prendere il primo figlio, poi devo prendere l'altro, poi vorrei riuscire a portare giù i cani, quindi diciamo che è meglio che cominciamo. Nel frattempo il moroso l'ho mandato a bere il caffè, a farsi una passeggiata, quindi quando tornerà mi troverà sommersa di vestiti, non potrà assolutamente sedersi sul letto perché se no lo butto fuori. Quindi o mi dà una mano o sparisce, cioè quella è. Allora, io comincerei a vedere cosa c'è perché non lo so. Non lo so, tra l'altro c'è questa staffa qui che penso abbia un nome, ma io non lo so, che mi porterò nell'altra casa perché è davvero comoda. È davvero comoda, cioè non è. Non lo so, io mi trovo veramente comoda con questa in camera perché io appendo sulle cose anche solo per i vestiti del giorno dopo o quelli che magari mi tolgo la sera e li appoggio lì. Cioè, la classica sedia in camera, ecco. Io ho lui che c'ho tutto. Di solito appeso, oggi è un po' lanciato, ma va bene. Allora, questa non la guardiamo neanche perché la devo dare al moroso, non è mia. Allora, partiamo da questo. Questo in realtà non era appeso, ma era piegato. Ah, perché nella parte appesa ho un divisore, un organizer di quelli che si appendono. Dove ho messo leggings, pantaloni corti sportivi, pantaloncini corti, quelli tipo jeans, e copricostume e poi ci sono tipo le camicie da notte, quelle cose lì, estive comunque. Poi ve lo faccio vedere. Dentro l'organizer lì c'erano queste due. Allora, voi dovete sapere che tanti anni fa, tipo avevo 18 anni appena fatti, forse anche prima, no, non lo so, vabbè. Lavoravo per un'azienda che richiedeva il tailleur, quindi in pratica mi sono dovuta andare a comprare il tailleur. Ma avevo 17 anni, quindi io non so se mi vanno ancora. Nel dubbio, io ce li ho ancora. Cioè, questo è di Sisley. Questa è la gonna del tailleur che è rimasta piegata, credo, per un'eternità. È da stirare. E non so se mi va ancora perché io non ho idea neanche di che taglia sia. Non esiste la taglia. E poi ho questo tailleur qui. Che non ha una marca, questo
questa gonna del tailleur qui che è molto più carina perché questa di Sisley è lucidina, classico tailleur, mentre questa è in maglina tipo e ha le tasche. E questa io la trovavo molto più comoda dell'altra, è un po', cioè segna un po' di più, ma di fatto a me piace un po' di più. Ha uno spacco qui dietro che boh, dovrei provarle, ma dovesse essere che mi serve un tailleur, me lo vado a ricomprare secondo voi? Se mi vanno, me li tengo, ecco, diciamo così. Ma li devo provare. Non lo farò in questo video perché le mie gambe non sono al momento guardabili. Mettiamola così. Passiamo alle cose un po' più mettibili. Allora, vi dicevo camicie. Camicie, per chi ha tanto seno, non è fattibile metterle, no? Non è fattibile perché mi si stringono tutte. Ma ho trovato tipo questa camicia qui, che mi sa che vi ho fatto vedere in un video haul, o forse ve l'ho fatta vedere su Instagram, non mi ricordo, vabbè. Questa camicia qui, per esempio, ha solo questi bottoncini qua, è molto morbida, sotto è tipo, c'ha l'elastichino e fa tipo un po' palloncino. Sta molto morbida, non segna i fianchi, però non tira sul seno. E quindi lei a me piace tantissimo, cioè lei è proprio comoda, lei è proprio comoda e quindi la terrei. Ora mi sa che vado direttamente ad appendere le cose perché sennò non ne esco più. Ok, ho cambiato inquadratura, nel frattempo è tornato il moroso che ha deciso che sta lì zitto e buono. In realtà io so che farà la voce fuori campo, ma va bene. Allora, Non è mica vero. andiamo avanti. Altra camicia. Ecco, questa è una di quelle camicie che appunto hanno tutti i bottoni, quindi stringono sopra. Ma se vi ricordate il decluttering dell'altra volta, avevo tenuto un maglioncino nero che vi avevo detto che se magari facevo qualche serata dove bisognava mettere la camicia. Mettevo la camicia e sopra quel maglioncino. Esattamente lei è l'unica camicia che posso mettere sotto. Quindi lei la terrei. Allora, tra le cose appese, ho trovato una felpa, quindi adesso l'ho tolta dall'appendino e la vado a piegare nello scaffale delle felpe. Però lei l'ho comprata al mare un paio d'anni fa e ci sono le principesse Disney molto tatuate. Bellissime, quindi lei la metto Pesare i minuti. presa al mare, sì, a Rimini, a Rimini, e lei la piego e la metto tra le cose piegate. Poi, altra camicia che non ha bottoni, questa l'avevo messa durante una live di Instagram e vi avevo detto che tipo mio figlio ha detto che dice che è da vecchia. Però a me piace, mi piace il colore. E su Instagram mi avevate detto che non è da vecchia, quindi la tengo. Poi anche questa camicetta molto molto larga sopra, un po' meno sotto, ma non segna e non stringe. Poi questa è meravigliosa e credo sia quella che ho nelle foto profilo. E questa anche non ha bottoni, non stringe, non segna, quindi tengo. Stesso discorso per la verde militare. Ah no, è lei quella che ho nelle foto profilo e è bellissima, c'ha il pizzo sopra, ha le manichine a sbuffetto e sotto ha i bottoni, ma fondamentalmente non serve slacciarli per metterla, quindi c'è lui. Non so come farvi vedere questo vestito. Lui è un vestito copricostume, mettiamo copricostume. Non mi convince particolarmente.
Devo dire la verità. Com'è, amore? Bella, bella, ma è un vestito. È un vestito, ma... Boh. Bella da seratina in spiaggia, lungomare. Sì, mi fa copricostume e spiaggia, non Sì? per girare in città. Quindi Ma no, per stare al mare, al lago. lo metto tra i copricostumi. Quindi va insieme alla felpa che poi devo ripiegare. Questo è uno di quelli che... Allora, mi piace un sacco. Mi piace un sacco perché qui è molto largo, qui segna sotto il seno e sotto è molto carino. Il problema di questo vestito è che è trasparente. Quindi se lo metto, o sotto ci metto un altro vestito, non lo so, qualcosa. Ma se è estate e voglio mettere un vestitino leggero, non voglio mettermi 8 vestiti. Quindi mi sa che questo. C'è lui. Lui è bellissimo. È verde bottiglia. Fa molto antico Egitto. E mi piace un sacco. L'avevo messo, credo, a un battesimo. E infatti sopra ha questa giacchina nera, pressoché inutile, nel senso che non tiene caldo, è giusto perché se vai in chiesa devi avere le spalle coperte. E quindi l'avevo messo nell'armadio direttamente così. Ma in realtà mi sta anche bene, cioè mi piace, questo non ha grandi cose da dire, eh. Ok, arriviamo a vestito in invernale. Il vestito invernale, amore. Altro vestito bianco, completamente bianco, che non vedrete mai perché c'è questa luce qua. Davanti ha tutto questo bisbirio e sotto c'è la gonnellina. Io ho paura che mi sia un po' corto. È di Zuiki, credo, di veramente 10 anni fa, questo vestito. Lo metto nei forse perché alla fine ci sarà la prova per vedere cosa tenere. Altra felpa, questa è per andare in montagna e per andare dove fa freddo. Lei è una giacca. Allora, questa l'ho comprata nel lontano 2012. Sì, perché lavoravo nel negozio dove la vendevo e mi piaceva un sacco perché facendo il risvoltino aveva le righine dentro e quindi ovviamente la mettevo con questo piegato, una bella maglietta, maniche corte che avevo sempre comprato lì, in bianco. In realtà è molto molto carina, è molto molto carina. Altra cosa che invece non terrò sono queste maglie qua, maniche corte, questa è di lana, credo. E praticamente sarebbero da mettere sopra alle maglie a maniche lunghe, non mi ci vedo più. Poi c'è lui che mettevo sopra le maglie a maniche corte. Ho una foto con questo. Di Pasqua 2018, però capite bene che sono ingrassata e no. Dicevo che questo appunto ce l'ho nella foto di Pasqua 2018 e ci stavo in quegli anni e spero di non tornarci mai lì dentro perché nella Pasqua 2018 ero nel pieno della malattia. Mettiamo così la cosa. Poi sono arrivato, no, ero già io che ti stavo tirando fuori per i capelli. Diciamo che ne sono uscita Con le tue forze. nel 2019, avanzato. Fine 2019 ne sono uscita definitivamente. Adesso mi sono ripresa alla grande. Ecco. Camicetta in giallo. Secondo voi giallo
Giallo. Perché ho una camicia gialla, ma è gialla gialla. Cioè dal video, Bella. se, no, in teoria si vede che è proprio gialla. Allora, c'è lui. Lui l'avevo comprato per andare a un matrimonio, ma nel 2011 mi sembra. Avevo appena partorito, no, aspettate, no, Gabriele aveva 3 anni, 9, 10, 11, 2012. È molto carino, è di artigli. Mi ricordo che mi ero preparata per andare al matrimonio giù. Dai miei parenti e mi ero preparata un paio di pantaloni rossi, jeans, scarpa col tacco nera e camicia. E ai miei parenti non piaceva. Dicevo, non piaceva ai miei parenti, quindi sono andata a comprarmi un vestito. E quindi ho trovato lui da artigli, senza maniche, ma era completo con il coprispalle. È molto carino, eh. Dal 2012 ad oggi, che è 2023, l'ho messo solo quel giorno lì. Non l'ho mai più messo. Però è molto carino. Però è molto carino. Dai. Altra parte del tailleur, questa quindi è la parte sopra del tailleur di Sisley. Ne ho un'altra che è ancora più lucida di quella di Sisley. E ho un tailleur completo col pantalone, anzi, penso che uno dei due sia dell'altra giacca, perché dentro ci sono due pantaloni. Solo che i tailleur devo provarli. Cioè, i tailleur devo provarli, cioè. Lui è un cardigan blu, semplicissimo, normalissimo, ma è uno di quelli che mi fa il... è di Zara. È un XL di Zara e mi stringe tutto, anche perché, come vi ho detto prima, avendo tanto seno, mi stringe sopra... Non mi piace. Non mi piace come mi sta, non mi piace come mi veste, io odio i bottoni. Adesso vado a provare un po' di cose e vedere se tenerle o no. Ok, parto dalla fine, ovvero questo è l'ultimo vestito che vi ho fatto vedere, ma qui mi è stretto, cioè mi stringe un sacco sul seno. Poi sotto in realtà non è così malissimo, che è italiano. Perché? Ma mi stringe tutto. No. Ok, vestito bianco, in realtà sopra mi piace. C'è questa luce dietro, io spero che vediate qualcosa. Comunque, vabbè. Sopra mi piace, mi sta. Mi sta. E solo che sotto è veramente corto. Cioè, non lo posso mettere come vestito. Ok, questo è il vestito quello invernale, quindi quello maniche lunghe. Ok, allora è molto morbido, la fascia sotto il seno sta dove deve stare. Qui c'è, però vedete che tipo di profilo, sembro incinta perché mi fa questa cosa qua e dietro mi segna. Ora, ho sempre il leggings sotto, ma anche se non avessi il leggings, essendo invernale, sotto dovrei mettere o una calza pesante o un leggings comunque di quelli felpati perché è invernale. E qua prendo un sacco di freddo. Secondo voi, io posso registrare con in sottofondo il moroso che russa? Cioè, mi sembra normale. Solo per questo dovrei lasciarlo. Perché io mi sto concentrando per fare questo decluttering. Anche perché mi ha detto che ho troppa roba. Sto cercando di liberarmi della roba e lui mi disturba.
Altro vestito, quello che vi ho detto che è trasparente. In video non si vede che è trasparente, ma fidatevi, è trasparente. Si vede il reggiseno. Ora, togliendo il fatto che ho il reggiseno nero, ma ho solo reggiseni neri. Quindi potrei metterlo tipo per andare in piscina, per andare al mare, ma non per uscire, cioè. Provo anche il cardigan blu. Allora, cardigan blu. Non mi piace questa cosa che finisce a punta, mi arriva praticamente sotto le ginocchia perché è lunghissimo. Anche se dovessi fare questa cosa qua, no, è orribile. No, mi sento una, boh, tipo una strega che sta iniziando a prendere il volo. Ok, il decluttering. Potrebbe anche finire qui. Mi sono sconcicata tutti i capelli. Questo è quello che ho tenuto. Questo è invece l'organizer che vi dicevo. Come vi ho detto, sotto ho messo leggings, pantaloncini della tuta di corti. Pantaloncini lunghi, pantaloncini lunghi, pantaloncini corti tipo jeans, pantaloncini corti, copricostume che devo andare a ripiegare perché tanto ci devo mettere anche quello nero. E qua ci sono camicie da notte e ho due sciarpine che poi devo trovare come organizzare. Nella parte sotto ho messo qua i pigiami lunghi, i pigiami corti invece. Questo è, ho una parte del moroso nel mio armadio perché il moroso non ha un armadio in questa casa. Ho comprato questa cassettina dove ci sono i pigiami corti e le camicie da notte. La parte sotto ve l'ho già fatta vedere. Perché è organizzata. Pantalone che mi è caduto il pantalone, mi sarà entrato un gatto nell'armadio. Pantaloni. Beh, questi sono i calzini, quelli pesanti che uso per stare in casa perché io odio le ciabatte. Maglie. Maglie anche dietro, sono due scatole. Nella parte sotto, qua mi è sempre entrato un gatto, quindi devo rimettere il coperchio. Maglioni, maglioni, altre maglie e qua ci sono le felpe, comprese le felpe per stare in casa, quelle pelose. Ora vado a piegare quelle cose che ho trovato, tipo felpe, quelle cose lì. E il prossimo armadio sarà senza le sveglie, lui. Non so se entro giugno riuscirò a fare il decluttering dappertutto, anche perché ho tutte le scarpe da fare, le borse e non so se ce la farò. Nel frattempo, io spero di avervi tenuto un po' di compagnia, grazie per aver guardato il video, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un pollicino in su e attivate la campanellina, ve lo ricordo sempre perché tanto è gratis e noi ci vediamo al prossimo video che non so cosa sarà, ma andremo avanti anche col decluttering, dovrò fare tutta casa, quindi sopportatemi per un po'. Intanto vi saluto.